Grazie Alberto. Bene. Il nostro ultimo ospite questa sera, Nicola Morra, senatore, Commissione Affari Costituzionali, con grande onore. Io sono uno esattamente come voi, per cui perché mi applaudite? Voi la mattina mi applaudite per caso? Io non ho assolutamente un premio Nobel da vantare, non ho scritto, purtroppo per me, alcun libro, non ho la sapienza con cui oggi Maurizio, il vostro Maurizio, mi ha accompagnato in un excursus che non è stato soltanto storico, ma è stato a 360 gradi per farmi conoscere ed apprezzare questa realtà di Novi Ligure che mi è stata presentata in maniera tale da farmela sentire ancora più cara, perché chi vi parla, forse qualcuno lo sa, è nato a Genova e questa cittadina è dannatamente legata per il suo passato a Genova. E allora ancor più io mi sono sentito coinvolto, partecipe, anche emotivamente, alla vicenda che poi fra qualche giorno vi porterà, domenica esattamente, a crederci. E a crederci non soltanto perché c'è Maurizio, ma perché c'è una squadra. E in questa squadra c'è Luigi, che insegna all'Università di Genova, e quindi sono due i riferimenti che posso fare alla superba, perché Genova un tempo era detta la superba, ma sono anche legati a Fabrizio, che è il candidato che noi proponiamo come governante la comunità di Novi Ligure, ma poi ci sono tante altre persone, chi più chi meno. Tutti quanti hanno deciso di scendere in campo ed è questo il bello del movimento, ed è questo il bello delle parole che tutti quanti sappiamo avere un senso, perché sono parole di pace, sono parole di concordia, sono parole di sviluppo, sono parole di prosperità e sono anche, e così cito Luigi, sono parole di alternanza, perché Fabrizio una volta che verrà ad essere sindaco non ci vuole mica stare 70 anni come qualcun altro, anche perché chi è onesto, chi è onesto, e noi ci fregiamo di esserlo, non ha paura di accettare controllo e verifica, perché noi per primi sappiamo di poter sbagliare e sappiamo che sbagliamo. Ma tutti gli errori che facciamo li facciamo in buona fede, per cui siamo sempre disposti ad accettare un qualunque controllo di verifica, perché la politica deve essere sempre coniugata a pubblicità e trasparenza, sempre che la politica sia servizio, servizio agli altri, servizio alla comunità di Novi Ligure, e non servizio al terzo valico, non servizio all'Ilva o ad altri che hanno semplicemente preso da questo territorio senza dar nulla in cambio. Io sono convinto che sempre più, qui come altrove, si capisca che non sono le parolacce quelle che possono essere la nota di discrimine, saranno sempre più i volti delle persone che vi si presenteranno, saranno sempre più le idee. Voi l'avete ascoltato Davide? Davide, a mio avviso, è uno che potrebbe anche rischiare una poltrona, come si diceva un tempo,
perché è un giovane che ha competenze, che ha onestà e che ha entusiasmo. E allora perché mai non dovremmo affidare il paese a gente come Davide Crippa, che dimostra ogni giorno di più di poter dare e non m'ha pagato, non m'ha pagato, non m'ha promesso alcunché. Però tu lo capisci che c'è passione, che c'è trasporto, soprattutto che c'è quell'entusiasmo che lega tutti, perché si è giovani anche a 80 anni, diciamocelo, che lega tutti alla volontà di cambiare il nostro paese, perché il nostro paese sta vivendo una china fallimentare. Non debbo ricordarvi io che gli 80 euro erano semplicemente una promessa di scambio di voto politico elettorale. Non debbo ricordarvi io che poi è arrivata la doccia fredda del PIL che piuttosto che aumentare è decresciuto. Non debbo ricordarvi io che la disoccupazione galoppa e a livello giovanile addirittura esplode. Questi son concetti che ormai ci hanno ripetuto talmente tante volte che li conosciamo. Adesso però c'è da cambiare. E io lo ripeto anche a quelli che hanno votato, per esempio, in prima battuta per gli altri. Anche perché in prima battuta c'era la preferenza. Quella preferenza che è così vischiosa da renderti quasi quasi moralmente obbligata a votare il tuo datore di lavoro, il tuo parente, il tuo amico. No. Il movimento, da questo punto di vista, è convinto di un'altra scelta. Noi in Italia, con tutta umiltà, ma anche nel rispetto della verità, dobbiamo smetterla di voltare qualcuno perché è dei nostri, perché molto spesso i nostri ci hanno proposto soltanto polpette avvelenate. E allora basta. Perché i nostri sono tali se condividono i nostri stessi valori, se condividono le nostre stesse speranze e se applicano gli stessi metodi con cui realizzare ciò che diciamo di volere. Ma io adesso, per esempio, domando a quelli del PD, perché credo che ce ne sia qualcuno in piazza: ma voi condividevate qualcosa con Primo Greganti? Io spero di no. Perché al di là delle sigle, al di là dei simboli, io sono convinto che noi in Italia si debba lavorare su ciò che io definisco il pre-politico, cioè la dimensione etica, perché le persone oneste, le persone serie sono tali a prescindere. E io recentemente sono stato a vedere il film che Walter Veltroni ha dedicato ad Enrico Berlinguer. Io non sono mai stato comunista. Prima dei 18 anni ho fatto certe esperienze politiche che mi hanno allontanato da tutti i partiti che all'epoca popolavano la scena italiana. Da allora il mio voto non l'ha ottenuto nessuno, se non alle comunali del 2011 il Movimento 5 Stelle, per cui sono stato anche candidato, perché Beppe mi ha fatto ritornare alla politica. Ma non perché io condivida tutto quello che Beppe sostiene, ma perché riconosco che Beppe abbia onestà intellettuale. Sono stato a vedere questa pellicola che Veltroni ha dedicato a Berlinguer. Sono state riproposte immagini di repertorio e addirittura veniva ricordata un'intervista brevissima concessa da Giorgio Almirante, che ricordava e riconosceva l'onestà dell'avversario politico. Ricordava con parole nette, chiare, inequivocabili di encomio
un avversario, perché sapeva che era stata una persona onesta, sapeva che aveva vissuto per ideali importanti, che non aveva mai tradito. Quanti, veramente quanti, che dicono di appartenere a quella tradizione possono, guardandosi allo specchio, vivere le stesse emozioni che un'onestà così bella, così sofferta, così autentica ci richiama alla memoria? E come lui potrebbe essere Pietro Ingrao, potrebbe essere Giancarlo Paglietta, ma anche altri dall'altra parte. Ma quella era un'altra Italia, perché era l'Italia che in qualche modo aveva vissuto la guerra di resistenza e aveva capito che la libertà era una cosa seria, che non si poteva svendere per soldi. E adesso invece, dove ti volti, ti volti. Dove ti volti, non vedi altro che logica del profitto. E allora anche qui a Novi Ligure, dappertutto, per esempio, si registra la crisi del piccolo commercio, perché dappertutto qualunque amministrazione comunale fa partire i grandi centri commerciali, che sono semplicemente illusioni da cui poi ci si risveglia però con grande amarezza. Il disincanto fa sempre male, perché il grande centro commerciale innanzitutto produce danni occupazionali. E poi, essendo espressione di una economia della globalizzazione, ti punisce e ti colpisce anche sull'indotto. Prima, nel fruttivendolo che era sotto casa, potevi trovare i fagiolini coltivati a 3 chilometri da Novi. Adesso trovi i fagiolini che arrivano dal Sudafrica, le pesche che arrivano dalla Tunisia, il kiwi. Ma tutti i prodotti che un tempo erano il frutto del sacrificio di tanti, che erano la nostra comunità, tutti quei prodotti non li vendiamo più. E non li vendiamo più perché abbiamo sposato una logica scellerata che la stessa tradizione comunista un tempo non accettava, e adesso ha finito anche per diventarne succube. Perché dappertutto, io ricordo a me stesso, Torino, città operaia, Torino, città della vecchia tradizione comunista, città di Amadeo Bordiga, poi appena arrivi a Torino ti trovi da lontano, quando arrivi in automobile, dei grandi pannelli pubblicitari, Auchan, Carrefour, ormai questi sono i simboli di questa civiltà. Io penso che sia molto molto più modesto, più semplice, più umile, ma anche più umano, più a misura di tutti quanti noi, chiamare le cose come stanno. E allora abbiamo più fiducia in Fiat, che si trasferisce con la sede fiscale in Inghilterra per fotter tutti quanti noi italiani anche in questo modo, oppure abbiamo più fiducia in Fabrizio Gallo, oppure in Luigi, oppure in Maurizio, oppure in Paola, oppure in tutti quanti noi? Perché il movimento non è altro che la nostra comunità. Vogliamo accettare, vogliamo convincerci che la nostra comunità può tornare a camminare sulle sue gambe, sulla sua coscienza di avere una dignità che nessuno le potrà strappare? Perché qui, mi si diceva questo pomeriggio, scusate, non vorrei sbagliare, la memoria per un senatore inizia ad essere fallace, anche il più scemo dei novesi sa suonare il violino. Benissimo, questo dimostra che se vogliamo, qua a Novi Ligure, come a Tortona, ad Ovada, dappertutto, possiamo tornare ad essere degli esempi di civiltà, dei fari da cui debbono essere gli altri a copiare. Non ci dobbiamo mettere, come ricordava con amarezza Davide, ad emulare i cinesi. Siamo noi che dobbiamo spostare l'asticella sempre più in alto. Qua abbiamo competenze, abbiamo professionalità, abbiamo sacrifici, abbiamo tradizione, abbiamo storia, abbiamo cultura e soprattutto abbiamo onestà.
Vi ricordate quando Beppe è stato da Vespa? E Vespa l'ha interrotto: sì, ho capito, ma voi mettete degli uomini onesti nelle istituzioni, ma per fare cosa? Beh, i ladri li metti nelle istituzioni per rubare. E allora, se vogliamo tenerci i ladri, poi non ci dobbiamo lamentare. Intanto gli onesti una cosa possono fare: pulizia. Io non sto dicendo che il movimento abbia la bacchetta magica per cui date il voto al movimento e immediatamente saranno rose e fiori. Da nessuno di noi vi sentirete ripetere queste filastrocche che magari appartengono ad un'altra tradizione. Noi vi diciamo soltanto: alla Winston Churchill sono lacrime e sangue, ma le verseremo insieme. Perché nessuno di noi si arrocca nel palazzo, perché nessuno di noi si serve del potere, e siamo noi che siamo al servizio del popolo, perché la vera politica è servire il popolo. E questa è una grande lezione che noi per primi dobbiamo ricordare a noi stessi. Adesso stiamo seminando. A noi non interessa vincere domani o dopodomani, noi comunque vinciamo. Vinceremo poi, intanto arrestano loro, non è un problema che ci tocca. Qui ci sono dei ragazzi, ci sono anche dei bambini. Pensiamoci, non c'è cosa più iniqua che offrire a chi verrà dopo di noi meno di quello che ci è stato concesso. E allora, una classe dirigente che sistematicamente riduce il pubblico ad un orpello, ad un effimero che non riesce a dare risposta ai bisogni concreti e reali delle comunità e dei cittadini, è una classe dirigente che ha fallito. Chieda scusa, si faccia da parte e ricordi che il vero segreto della democrazia è l'alternanza. Grazie. Grazie di cuore. Bene. Bello sentire ripetuti tutti i concetti che nel corso degli anni mi hanno portato qua. Servizio civico, il concetto di essere a disposizione della cittadinanza, il principio di lavorare per i cittadini, di ascoltarli, di renderli partecipi, di chiedere loro cosa ne pensano, di cercare di fare sempre la cosa giusta, che spesso è quella più semplice. Ascoltando i cittadini, rispondendo ai cittadini, perché io comunque sono e resterò Fabrizio Gallo, in qualsiasi momento, da sindaco, da consigliere comunale, da normale cittadino. Può darsi che farò degli errori, e tutti avranno titolo a fermarmi per la strada e dirmi: guarda che stai sbagliando. Anzi, per favore fatelo, perché solo così, da un errore, potrò capire e fare meglio ed evitare di ripeterlo. Va bene, grazie. Fin dall'inizio di questa campagna noi abbiamo cercato di comunicare il nostro messaggio, che è quello della partecipazione dei cittadini, perché siamo convinti che un'amministrazione siano persone al servizio di altre persone, ma tutti devono contribuire, nel senso, i tempi delle deleghe sono finiti. Da cittadini dobbiamo essere ognuno di noi attivo e pronto a dire la propria, a dare i propri suggerimenti, a pretendere di essere reso partecipe nelle scelte. E questo è quello che noi vogliamo fare.
Questo è quello che altri non vi hanno mai concesso. Come ho detto inizio serata, è una questione di visione, di concetto, di che cosa vogliamo per il futuro, di quale città, quale visione di città vogliamo per noi e per le generazioni che verranno. Io non ho figli, è come se li avessi in questo momento, per i nostri figli. Quindi, domenica non si sceglie semplicemente un sindaco. Domenica è una scelta, è anche un referendum tra il vecchio e il nuovo, dove il nuovo sono cittadini normali che hanno deciso di mettersi in gioco e prestare 5 anni della loro vita come servizio civico per lavorare per la cittadinanza e per la comunità, senza la minima intenzione di fare in modo che questo diventi un lavoro, ma come cincinnato, finito il compito per ritornare tra i ranghi e lasciare il posto a qualcun altro nel segno della continuità e dell'alternanza. Bravo! Poi c'è il vecchio. Il vecchio lo conoscete. Il vecchio è quella cosa per il quale io, da cittadino tra i cittadini, negli ultimi anni ho sentito lamentele continue. Quello di cui non siete soddisfatti. Quello che magari vi ha trovato il posto di lavoro, non voglio dirlo, per qualcuno è anche stato così. Però quei tempi sono finiti. E quindi i cittadini dovranno scegliere veramente che cosa vogliono per il futuro. Se restare legati a un sistema dove parlano di svolta, ma poi notiamo che i nomi sono sempre gli stessi, o in gran parte sono sempre gli stessi, i cognomi specialmente, perché a volte cambiano i nomi, perché ai padri subentrano i figli quando non sono i nipoti. Quello è il loro segno della continuità amministrativa. Poi sicuramente ci saranno persone in gamba, persone degne, ovunque, ma parliamo di un sistema chiuso, dove tutti voi non avete titolo a entrare, se non vi piegate alle regole di quel sistema. Quindi, domenica è una scelta di una divisione, è una scelta di persona, è un referendum sulla democrazia. Quindi, scusate se sono ripetitivo, che cosa vogliamo scegliere? Fra l'inferno e il paradiso? Proviamo a mettere le ali e facciamo in modo che Novi diventi una città 5 stelle, ma non perché le 5 stelle sono su una bandiera, perché Novi diventi veramente una gran bella città della quale essere fieri e orgogliosi di essere novesi. Per questo vi chiedo, domenica, scegliete per il futuro, non per il passato. Grazie.